adoro fare le mini quiche per i miei cocktail party. E se posso, mi preparo la pasta brisée fatta in casa, anziché comprare quella pronta al supermercato, che comunque va bene lo stesso. La prima cosa è stenderla bene. Ci vuole un po' di tempo, ma ne vale la pena. È meglio fare questo lavoro possibilmente su un piano molto freddo. Se avete il marmo, è eccellente. La brisée è un impasto di base molto semplice da realizzare. Alla fine è fatta soltanto con tre ingredienti: farina, burro e un po' di sale. Se quello che manca alla vostra organizzazione è il tempo, vi consiglio di preparare questi cerchi di pasta e poi congelarli già negli stampini di silicone, che vanno direttamente in forno. Così avrete a disposizione le basi per delle mini quiche anche all'improvviso nel caso vi arrivino ospiti. Una volta rivestito lo stampo, punzecchiatele subito, altrimenti ve lo dimenticherete di sicuro. A me capita spesso. Punzecchiarla aiuta la base a rimanere aderente allo stampino senza alzarsi durante la cottura. E se non la infornate subito, mettetela in frigorifero o anche nel freezer. L'ultimo. Adesso pesi di cottura e poi in forno. Sistemare dei pesi di cottura sopra le tartellette serve a non far gonfiare la base durante la cottura. Io uso dei ceci secchi, ma potete usare anche semplicemente del riso oppure i classici pesi che vendono apposta per la cottura. Qualche minuto a 180 gradi circa per preparare la base alla seconda cottura. Mentre cuociono ho tutto il tempo di prepararmi le verdure, zucchine, fiori di zucca e cipolla di Tropea. Per finire anche un po' di origano fresco. Per prima cosa affetto la zucchina il più sottile possibile, quindi meglio utilizzare una mandolina. Poi la cipolla. Utilizzo solo il cuore della cipolla e tengo il resto per un'altra preparazione. Tutto pronto per la cottura. Un po' di olio, una padella e tutto su fiamma media. Ricordatevi di togliere il pistillo ai fiori di zucca.
Le sistemo nella padella quando l'olio non è ancora troppo caldo, così evitano di dorarsi, saranno più belle una volta messe nelle mini quiche. Ora serve un coperchio. Preferisco farmelo sempre con la carta forno, così evito di sporcare ed è anche più pratico. Basta tagliare un cerchio e farci un piccolo buco nel mezzo per il vapore. Ora vado a vedere a che punto è il forno. Tolgo i pesi di cottura e rimetto sempre a 180 gradi ancora per qualche minuto. Fatto. Aggiungo un po' di olio e anche un goccio di acqua. Sale, pepe e i fiori di zucca. Mentre finiscono di cuocere, preparo la parte liquida delle mini quiche. A differenza delle quiche tradizionali, in questo c'è anche la rubiola, che le rende un pochettino più mediterranee. Quindi uova, rubiola, sale e pepe ovviamente e un po' di panna. Questa parte liquida in Francia si chiama appareil e deve essere non troppo abbondante sulla quiche, perché così lascerete vedere le verdure, saranno molto più belle. Per sbatterla bene è meglio usare una ciotola, ma poi per versarla nelle quiche preferisco una brocca. Le verdure sono quasi pronte. Devono rimanere così, belle e chiare. Spengo la fiamma e vado a prendere le mie quiche in forno. Pronte! Adesso non mi resta che riempirle, senza esagerare, un po' di verdure e poi la pareil. Adesso la parte liquida e poi l'origano fresco. In forno per qualche minuto. Xaba, per preparare le mini quiche con verdure dell'orto, ha preparato la pasta brisée usando 300 g di farina 00, un cucchiaino di sale, 150 g di burro, un cucchiaio d'acqua fredda, mentre per il ripieno ha utilizzato un cucchiaio d'olio d'oliva, una cipolla di Tropea, 8 fiori di zucca, 4 zucchine, 100 g di robiola fresca, 2 uova, un cucchiaio di panna fresca, origano fresco, sale e pepe macinati al momento.